Cari ragazzi, sono qui, sono tornato. Chiamate tutti gli altri, suonate la campana. Oggi riapre la scuola di un povero curato, un certo Don Milani, mandato qui a Barbiana. Anche se col tempo voi siete un po' cambiati ed i miei occhi non son più quelli d'allora, e se i vostri ginocchi non sono più sbucciati, stonati canteremo quella canzone ancora. I care, c'è bisogno che io abbia cura di te. You care, c'è bisogno che tu abbia cura di me. I care, è solo un modo per dire che d'amore ce n'è un bisogno più forte, il più forte che c'è. I care, I care, I care. L'ingiustizia sociale è sempre stata una costante della storia, anche di quella italiana. C'è chi afferma che la situazione dei poveri è una tragica fatalità, che solo in un lontano futuro sarà superata. C'è chi combatte l'ingiustizia mettendosi in gioco, con poche chiacchiere e molti fatti. Don Milani appartiene a questa schiera, ai combattenti contro le ingiustizie. Vi presentiamo testimonianze e pareri sulla sua esperienza che a distanza di più di 40 anni continua ad interessarci e ci appassiona. In particolare cercheremo di capire come si fa a diventare educatori capaci di produrre cambiamenti positivi ed evitare di comportarsi come quella professoressa a cui i ragazzi di Barbiana indirizzarono la loro famosa opera. La lettera della professoressa è stata una frustata nella carriera della scuola, una scuola che era selettiva, nel senso che i privilegiati andavano avanti, i figlioli degli operai, dei contadini, dei più disagiati erano scacciati prima di tempo nelle fabbriche o nelle strade. Da Barbiana partì un messaggio straordinario in fronte alla scuola: da un lato che la scuola deve essere un tribunale, ma deve insegnare, deve recuperare. La scuola che perde i ragazzi è come un ospedale che accoglie i sani e scaccia i malati. Dall'altro mette in evidenza una cultura alternativa, cioè quella fatta di vita vissuta, fatta di problemi della gente, fatta del contratto ai metalmeccanici e non la scuola teorica. E inizialmente, cioè negli anni 69-70, l'Etna la professoressa è stata la bandiera della contestazione, ma in senso positivo, cioè per rinnovare la scuola di studenti universitari. Dopodiché, in questo paese tutto si tribbia e anche l'Etna la professoressa è stata fortemente assorbita e tribbiata, al punto tale che purtroppo la riforma che oggi si propone, la Moratti propone, ritorna praticamente agli anni 62, dove c'erano due scuole dopo l'obbligo: la scuola media, che era la scuola degli elite che dovevano continuare fino ai massimi livelli dell'università, e la scuola d'avviamento, quelli destinati al lavoro prima del tempo, cioè a 13 anni, 12 anni il ragazzo doveva scegliere, la famiglia doveva scegliere se quella andava all'università o andava al lavoro. Siamo tornati a stesso livello, perché si vuole introdurre praticamente ora che il ragazzo dell'operaio, del contadino, cioè degli emarginati, che ora sono i nuovi emarginati, la storia è cambiata, il mondo è cambiato, ma rimangono i poveri, rimangono i problemi da allora, deve scegliere, e scegliere vuol dire essere scacciato nel tempo nella strada o nella fabbrica a lavorare, o comunque peggio ancora, come succede in questo momento, a perdersi da parte di qualcuno nella droga. E allora l'Etna professoressa è stato ed è un messaggio straordinario, però il sistema ha reagito e purtroppo siamo tornati esattamente al punto di prima. Io per esempio, quando ero in provincia, perché ho fatto il presidente della provincia per 10 anni, feci fare uno studio in provincia di Firenze di come si andava nelle medie superiori. Ebbene, Firenze, culla della cultura, nei primi 2 anni del biennio circa il 30% dei ragazzi della scuola perde. Se a vedere chi sono, non sono certi i figli del medico, non sono certi i figli del professore, sono sempre quelli che sono più emarginati. Quindi la scuola purtroppo ancora oggi è pagata dai poveri per scacciare i poveri. Tipo niente, si riprendeva la mattina con qualsiasi cosa che avevamo lasciato la sera, si cominciava all'8 la mattina, Don Lorenzo diceva messa alle 7 appunto per essere pronto alle 8 quando arrivavano i ragazzi. Dopodiché a mezza mattinata arrivava il postino con tutta la posta che arrivava da Lorenzo,
e lì Don Lorenzo si leggeva tutta la posta, che lui ha sempre letto tutto a tutti i ragazzi, non ha mai nascosto assolutamente niente di qualsiasi cosa, anche le lettere che gli scriveva la mamma. Dopodiché arrivava anche due o tre giornali a cui Don Lorenzo si era abbonato, due o tre giornali che lui riteneva più, un pochino più significativi, dove si scrivevano i migliori giornalisti, dove si poteva imparare qualcosa. Niente, praticamente il giornale era il libro di testo nostro più aggiornato, perché tutti i giorni arrivavano notizie nuove. E dal giornale si faceva qualsiasi materia, dalla storia, dalla geografia, dalla astronomia, dalla statistica, politica, tutto. Quindi lingua. Si incuriosiva e quando si trovava specialmente degli articoli di fondo interessanti o così, ci si poteva stare un giorno, due giorni, una settimana. Lorenzo diceva: guardiamo, questo giornalista, questo argomento è interessantissimo, però è scritto in modo difficile, il giornalista l'ha scritto con parole che si capiscono male, riproviamo noi a riscriverlo, e lì sì, a riscriverlo con meno parole possibile e in modo che tutti lo possano capire. E questo è anche il motivo che poi è venuto fuori la scrittura collettiva di Lettera Professoressa. Tutto quello che a Barbiana si scriveva doveva essere scritto in modo che tutti riuscissero a capirlo. Via via che si scriveva pagine netta una professoressa, veniva qualcuno a trovare Don Lorenzo, anche dei nostri genitori che avevano fatto la terza elementare, oppure semianalfabeti, oppure qualche operaio veniva a trovare. Si faceva leggere quello che si scriveva, se chiunque si permetteva di dire Don Lorenzo non riesco a capirlo, si strappava tutto e si ricominciava da capo. La prima cosa che devo dire a proposito di questo libro è che è un libro veramente bello. Sono definitore di Berenson che dice qual è il metodo pratico esistenziale per giudicare la bellezza di un libro ed è l'aumento di vitalità che dà. Leggendo questo libro la vitalità aumenta in modo vertiginoso, perché è un libro scritto con grande grazia, con grande precisione, con assoluta funzionalità, non soltanto, ma con grande spirito da una parte che fa ridere quasi come un libro umoristico, fa ridere da soli e nello stesso tempo immediatamente dopo aver riso viene un nodo alla gola, un groppo alla gola, addirittura le lacrime agli occhi, tanta è la precisione e la verità del problema che si pone, che come i telespettatori sanno è il problema della scuola italiana. E oltretutto c'è anche la coscienza, direi, stilistica di questo libro, perché in questo libro viene contenuto una delle più straordinarie definizioni di quello che deve essere la poesia, cioè un odio, un senso di vendetta verso gli altri che una volta approfondito e liberato diventa amore. Dunque di questo libro devo dire in generale tutto il bene possibile, non mi è mai capitato di essere così entusiasta di qualcosa e di sentirmi così in un certo senso obbligato, costretto a dire agli altri leggetelo. Don Milani, quando lui si è presentato nel novembre del 1943 in seminario per farsi prete, una cosa che ci ha impressionato moltissimo era la sua cura di vivere poveramente, tanto che nella sua camera, che pure era povera come tutte le nostre, egli non volle il letto ma volle una branda. Non solo, ma le scarpe se le ritagliò da un fascione di motocicletta mettendoci dei legacci di cuoio abbastanza eleganti. Era alla ricerca, si direbbe, di una forma di povertà quasi francescana. Uscito dal seminario, Lorenzo Milani viene nominato cappellano della parrocchia di San Donato di Calenzano sull'Appennino toscano, alle porte di Firenze. È il 1947. Lui, il signorino venuto dalla città, si ritrova isolato in una realtà rurale arretratissima. I suoi parrocchiani sono per lo più operai, braccianti e pastori. Poco importa, insomma, che vengano in chiesa ogni domenica. Prima bisogna occuparsi della loro povertà, del loro analfabetismo, del loro essere ultimi e sfruttati. Da bestie si può diventare uomini e da uomini diventare santi. Ma da bestia a santi, d'un passo solo, non si può diventare. Il prete allora decide di fare quello che lo Stato non ha fatto e che la Chiesa crede di non dover fare. Dare a quelle persone l'istruzione cui avrebbero diritto. Prima che prete, dovrà essere maestro. È l'intuizione di Don Milani, partire dalla scuola.